Ieri sera c'è stata Inter-Napoli, ero giocato che vinceva l'Inter più di un gol, però ha pareggiato, quindi è persa. Quelli nati dopo gli anni 2000 tutti scommettono, magari ci sono periodi che ti fermi, però tutti su uno sport scommettono, secondo me. La perdita più grossa è stata di 500 franchi. Sono partito, si chiama scalata, diciamo. Non so, io punto 100 franchi, ne vinco 200 e continuo a salire, puntando sempre alla vincita che vinco. Poi ero arrivato a 500, li ho puntati, li ho persi. Chi vince? Goldfinger, perché spesso quando sono venuto qua è arrivato, non dico primo, però tra i primi. Io adesso ho deciso di riniziare l'università, le entrate sono meno, quindi si sta più attenti a quello che si gioca e come si gioca, però prima era diventato un po' ingestibile. Abbiamo più del 60% dei giovani che giocano le scommesse sportive. Questo è un trend, secondo me, comunque in ascesa, è estremamente preoccupante. Secondo te la Germania cosa fa l'europeo? Ah, secondo me ai quarti ci arriva facile. 3-25. Sai cosa giocherai? Vittoria sicura? Quale? Che l'Italia non passa i gironi. Luca e Francesco sono due studenti, ma soprattutto sono amici. Li unisce la passione per il calcio. Entrambi giocano in quarta lega. Nel mondo dello sport l'emozione è una costante e c'è un elemento che rende ancora più coinvolgente questa passione: le scommesse. Questo Sportip è un sito svizzero, puoi scommettere sia online appunto dal sito oppure andare in un chiosco e fare la schedina cartacea. Qui ci sono i vari sport: calcio, hockey, basket, tennis, pallavolo. Io adesso sono nel calcio, tu scegli il campionato. Quindi in questo caso andiamo a prendere il campionato italiano, scegli la Serie A e poi ci sono le diverse partite che giocano. Scegli la partita su cui vuoi scommettere, facciamo Napoli-Atalanta e poi qui ci sono tutte le cose che puoi puntare. Scommetto abbastanza giornalmente, ci sono dei giorni in cui non scommetto, ma più o meno tutti i giorni scommetto. Su cosa scommetti? Principalmente su calcio, basket e tennis, calcio in primis, e però a volte anche su hockey è successo. Questo è Bet365, è simile a Sportip, il sito svizzero, solo che secondo me ci sono molte più possibili scommesse. Per esempio la quota su Sportip era 9 qualcosa, sì. Qua è 10 ed è più alta, è spesso così le quote su Bet365, e poi qua puoi giocarti per esempio i marcatori poco prima delle partite, ti fa giocare chi segnerà, soprattutto per le partite importanti, Champions League. Perché scommettete? A volte perché vuoi provare a vincere quei soldi, se no quasi sempre giusto per fare quei 5 franchi di schedina, seguire le partite insieme agli amici e per sentire un po' più il brivido, diciamo, mentre guardi le partite. Da Generazione Z a Bet Generation, giovani che scommettono su tutto: calcio, hockey, tennis, basket e corse di cavalli. Lo fanno rigorosamente su siti di scommesse online perché offrono un accesso semplice e veloce, ma che possono però anche sminuire la percezione dei rischi e delle perdite. Hai una lista di perdite, di vincite? Sì, qua ci sono, però molti nostri amici usano il mio account perché molti si diffidano. Uh-huh. Oppure, visto che devo mandare i documenti a casa, non hanno voglia. E tipo negli ultimi 30 giorni, questi principalmente non ho giocato io sto mese, però c'è meno 366. Però dipende dai periodi. Qua quando è giù è negativo, quando è su è positivo. Ma qui tutti assieme, amici, sì, così? Nell'ultimo anno abbiamo scommesso 6.000 franchi.
6.000 franchi giocati in un solo anno, una cifra certo elevata per chi studia e soprattutto non ha uno stipendio. È capitato quando ho iniziato a puntare veramente tanto. Lì è stata una situazione un po' dove mi sentivo a disagio, perché io andavo, lavoravo, comunque facevo uno stage e i soldi che guadagnavo, gran parte era come se li buttassi, quindi oltre che a sentirmi a disagio mi sentivo soprattutto in colpa con me stesso. Cioè io mi conosco, dovrò mettermi dei paletti, nel senso decidere prima ancora di giocare il mio limite massimo, perché al momento, soprattutto se vivi con i tuoi genitori, non hai delle responsabilità come affitti o altre spese. Invece ora che sono studente spendo tutto quello che ho. Un miraggio di ricchezza facile che seduce tanti giovani, anche perché è letteralmente a portata di mano. E poi c'è chi incita a giocare, come i tipster, una sorta di influencer che forniscono suggerimenti sulle scommesse. Monza Juventus. Dunque il mio pronostico è il 2 fisso, vittoria della Juventus. Spezia Milan. Il Milan che vince almeno un tempo. Credo nel fattore. Oppure le quote che scorrono sui tabelloni durante le pause delle partite. Migliaia di scommesse. O ancora le pubblicità accattivanti. La tua occasione. Scommetti. Insomma, lasciarsi invogliare è facile. Sport Tip. Vi do il benvenuto all'attività Ti piace vincere facile. Sono Sara Palazzo, lavoro presso Ingrado Servizi per le Dipendenze. Già che siamo un po' sul tema, quanti di voi sono già stati al casinò? Ah, però. Ok. Subito quando avete fatto i 18 anni, un po' come rito di passaggio? Ok, ok. Quante di voi magari giocano le scommesse sportive? Locarno, al liceo ci sono le giornate di autogestione. Fra le attività proposte dagli studenti, un incontro con la responsabile dei servizi per le dipendenze di Ingrado sul tema del gioco d'azzardo e delle scommesse sportive. Soprattutto nel gioco online i parametri diventano molto più difficili da mantenere. Questo proprio perché è anche concepito in un modo proprio per far perdere un po', così, per così dire, i limiti. E quindi chiaramente il giovane, che poi ha tendenzialmente sempre il proprio smartphone a portata di mano, diventa anche per lui proprio molto difficile porsi, autoporsi questi limiti. Scommettere può essere un gioco conviviale e ricreativo, ma c'è anche quello più nascosto, il gioco che crea dipendenza, ossessivo e solitario. Farsi prendere dalle scommesse per Alex è stato un attimo che però gli ha distrutto la vita. Ho cominciato a scommettere a 16 anni. All'inizio perdevo le somme che giocavo, niente di più. Poi, piano piano, ho iniziato ad avere un po' di difficoltà a pagare le bollette alla fine del mese. Alex lavorava in una banca, così, quando non aveva più soldi, ha iniziato a prelevarli dalla cassa. La prima volta che ho preso i soldi dalla cassa è stato quando ho scommesso tutti i miei risparmi. C'era un match che trovavo molto interessante. Il giorno dopo avrei ricevuto lo stipendio e ho pensato, ma sì, dai, li prendo, alla peggio domani li rimetto. Così ho preso 1.000 o 2.000 franchi e li ho scommessi. Ho vinto e il giorno dopo li ho rimessi in cassa. Nessuno si è accorto di nulla. Il problema è che poi non ha più funzionato e così si è creato un buco. Ne ho prelevati altri per cercare di coprirlo, ma alla fine è diventata una voragine. Hanno stabilito che ho rubato circa 850.000 franchi nel corso di un anno. Alex è stato condannato ed è finito in carcere. Ha dovuto anche seguire una terapia al centro per il gioco d'azzardo eccessivo dell'ospedale Chuve di Losanna. La cosa più impressionante è che in poco tempo le scommesse sportive sono diventate una delle attività di gioco più pericolose. Negli ultimi 4 anni il numero di cosiddetti giocatori problematici è quasi raddoppiato e in particolare la fascia d'età compresa tra i 18 e i 30 anni oggi è la più colpita. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione ancora più preoccupante di quanto avevamo previsto.
Camille Robert è la specialista del gioco d'azzardo del GREA, il gruppo romando che studia le dipendenze, un'organizzazione che segue con occhio critico la situazione delle lotterie in Svizzera. Le scommesse sportive sono un gioco pericoloso e credo sia importante ribadirlo, perché gli operatori del gioco d'azzardo affermano: vogliamo offrire un gioco e dobbiamo assicurarci che le persone non corrano rischi. Ma in realtà è falso. Il gioco in sé è pericoloso, perché è anche associato all'adrenalina che si può trovare attorno allo sport. Negli ultimi anni si sono tra l'altro sviluppate le live betting, le scommesse che si fanno mentre la partita è in corso. Anche questo fa sì che le scommesse siano un mix di coinvolgimento, adrenalina e via dicendo. Questa è la partita in cui ho giocato più soldi in vita mia. È una partita di basket della stagione 2019. Ho scommesso 50.000 franchi. Alex è uno dei 250.000 giocatori cosiddetti problematici. Rappresentano il 3% della popolazione e contribuiscono in modo considerevole all'industria del gioco d'azzardo. Nel 2022 Swisslos ha realizzato un prodotto lordo di ben 737 milioni di franchi. Ma il maggior incremento delle entrate è da attribuire al settore delle scommesse sportive. Da 116 milioni è passato a quasi 150 milioni di franchi. Se l'industria del gioco d'azzardo in Svizzera escludesse tutte le persone che soffrono di dipendenza dal gioco, come è tenuta a fare, perderebbe un terzo dei suoi profitti. Ciò avrebbe un impatto anche sull'AVS, dato che i casinò pagano un'imposta all'AVS e sulle politiche sociali e culturali dei cantoni che beneficiano dei profitti netti delle lotterie. Si tratta quindi di una questione politica e sociale su cui dobbiamo riflettere. Una questione da non sottovalutare, perché oggi la percezione è che le scommesse sportive siano un intrattenimento innocuo o un facile guadagno, e ciò può minimizzare i rischi e portare a comportamenti dannosi. Io devo ammettere che rispetto a tanti miei amici gioco cifre meno alte. Però ci sono quei momenti in cui dico: cavoli, questi soldi potrei usarli per qualunque altra cosa e invece li sto buttando via senza testa, non ha proprio senso. Questo dunque il nostro viaggio nel mondo delle scommesse, soprattutto online. Buonasera, benvenuta a Sara Palazzo. Buonasera. Che è responsabile del servizio per le dipendenze di Ingrado. Allora, abbiamo detto che sono molto i ragazzi, i ragazzini che giocano, anche se naturalmente non ci sono solo loro, ma davvero i ragazzi credono che si possa diventare ricchi d'un colpo facendo le scommesse online? Assolutamente sì, e non solo loro. Anche gli adulti. Anche gli adulti, purtroppo. I ragazzi chiaramente sono molto attratti da questa, dal fatto di poter vincere in maniera molto facile e in maniera soprattutto veloce. Oggigiorno poi dobbiamo tenere in considerazione anche i modelli che certo. perseguono anche questi ragazzi, dove un po' ci sono questi certo. loro cantanti, beniamini, dove sono vestiti con brand molto importanti un po' dalla testa ai piedi. E quindi l'idea: sarò anch'io così grazie a una scommessa fatta online. Esatto. Ecco, allora, voi evidentemente vi occupate di fare prevenzione. Quando incontrate i ragazzi, glielo dite chiaramente: guardate che si perde soprattutto, tranne rarissime eccezioni. Glielo dite proprio così? Assolutamente, viene fatto sia nelle campagne online che promuoviamo comunque annualmente, soprattutto quando ci rechiamo anche nelle scuole, sia nelle scuole medie che anche nelle scuole di ordine superiore, lo facciamo molto presente. Quindi sensibilizziamo non solo sui rischi legati appunto alla problematica sì. del gioco, ma li rendiamo attenti anche un po' anche alla possibilità un po' di quello che dove può portare anche la pubblicità e tutto il resto.
E loro come reagiscono quando gli dite guardate che si perde? Ci credono o mantengono un'idea che in fondo quello che raccontate voi sia vero solo in parte? Allora, inizialmente hanno un atteggiamento molto banalizzante, ma devo dire che però poi nel corso della formazione tante volte anche dopo, i ragazzi lo si vede che fanno comunque degli interventi molto, molto pertinenti e molto anche interessanti. Quindi in realtà si vede che poi il massaggio passa. Abbiamo visto nel servizio il caso di Alex, che ha perso decine di migliaia di franchi, se non centinaia, adesso non ricordo esattamente. Ci sono dei casi simili anche in Ticino? È capitato, purtroppo la tendenza è di avere persone che si interfacciano ai nostri servizi sempre più giovani e ultimamente ci è capitato anche soprattutto nella fascia dai 20 ai 25 anni già con situazioni anche debitorie piuttosto importanti. Questo cosa significa in termini concreti? Quanto avevano perso queste persone? Uno degli ultimi casi che abbiamo trattato in consultorio si parlava già di un ragazzo di 22 anni che aveva già accumulato una situazione di debitoria di più di 60.000 franchi. Quindi insomma, cifre comunque importanti. Molto molto importante. Voi avete un'idea di quanto si giochi, vale a dire tra i giovani, quanti sono quelli che giocano una volta, due volte la settimana e quelli che giocano in modo sistematico, magari tutti i giorni? Avete un'idea più o meno? Allora, a livello nazionale abbiamo circa il 61,5% che appunto scommettono online ed è praticamente la popolazione giovanile tra i 18 e i 39 anni, questa è la fascia più colpita. Di recente uno studio divulgato da Dipendenze Svizzere ha appunto anche fatto notare che i giocatori problematici online sono addirittura raddoppiati in pochissimi anni, passando dal 2,4% a più del 5%, davvero in un lasso di tempo davvero molto breve. E quelli problematici immagino siano quelli che hanno proprio una vera e propria dipendenza con delle conseguenze pesanti sulle loro finanze, immagino, è questo il caso? Esatto, sì, quando vuol dire che siamo già in una situazione di dipendenza, vuol dire che si è perso totalmente il controllo rispetto all'attività di gioco, quindi questo vuol dire che influisce anche sugli aspetti quotidiani della propria vita, quindi vuol dire che la persona non riesce più a rispettare un po' quelli che sono i soliti impegni, quindi andare a lavorare, andare a scuola, rivedersi con gli amici, quindi questo poi può portare anche la persona a un isolamento sociale. Ah, ecco, addirittura, quindi oltre alle conseguenze molto tangibili finanziarie, ci sono persone che per le quali il giocare addirittura ha un impatto sulla scuola o sul lavoro, ecco, questo è un aspetto interessante. Immagino che come tutte le dipendenze, anche questa sia una dipendenza difficile da combattere. È così, cioè è una di quelle dipendenze che non è facile sradicare. Va trattata esattamente come tutte le altre dipendenze. Noi da professionisti del settore notiamo che ancora ad oggi nelle dipendenze comportamentali c'è una grande banalizzazione rispetto alla problematica, che questo poi comporta anche le persone a interfacciarsi sempre troppo tardi a chiedere aiuto appunto presso i nostri consultori e quindi diventa poi difficile anche intervenire precocemente, ma abbiamo già la presenza di situazioni già piuttosto complicate o complesse dal quale dover agire. Ecco, lei ha un po' anticipato quella che era la mia prossima domanda, vale a dire uscire da una dipendenza evidentemente è un percorso complesso, poi magari individuale, ognuno ne esce in modo diverso, ma c'è un primo passo che è, come dire, un po' quasi obbligatorio per tutti? Il primo passo possiamo dire sicuramente che è un po' quella che è la consapevolezza, quindi è un po' una motivazione reale di uscire da questa dipendenza o da questa situazione problematica e poi ecco non avere vergogna e chiedere aiuto ai professionisti che possono veramente aiutare in maniera molto, molto mirata e puntuale la persona. Ecco, questo credo sia un punto davvero importante, non aver vergogna di dire sono caduto in questo buco e ora che
cominci ad uscirne. Allora, le propongo di vedere ancora un secondo servizio legato alla tematica, breve come il primo, che riguarda i siti illegali e le derive legate alle scommesse, derive sugli sportivi. C'è uno sportivo ticinese che testimonia, e sarete impressionati dal sentire quello che dice, cosa succede nel mondo delle scommesse. C'è Mesocco che prova a fiondarsi in quel pertugio, Faisal contro starting over, Mesocco che si incappa, poi anche Balcio chiede la partita, Faisal passa ma non stacca, dà la chance a Faisal, all'interno Mesocco, all'esterno Faisal, Faisal nel finale, Faisal. C'è una varietà di possibilità di scommessa, c'è non solo chi vince, chi arriva al primo posto, oppure chi si posiziona tra i primi due, fra i primi tre, sono veramente ampie le scommesse che si possono fare. A pochi passi da Stabio c'è l'ippodromo Le Bettole della città di Varese. Qui, al mercoledì, si viene per seguire le corse di cavalli, ma soprattutto per puntare sul cavallo vincente. Le scommesse ippiche rappresentano una parte fondamentale dell'universo del betting, un mondo che appassiona non solo gli anziani, ma anche i giovani. Tu scommetteresti cosa? Probabilmente tenterai una cosa abbastanza pazza, ovvero che riesco a indovinare i primi tre che arrivano in disordine, però metterei veramente 2 euro. Ma i cavalli sono sempre stati una mia passione, mi piacciono veramente, anche vederli correre. Poi ti dà proprio quell'adrenalina quando il cavallo sta arrivando che, cioè, è unica. Andrea, Lorenzo e Luca, tre amici che conoscono bene i termini chiave del gioco: vincente, piazzato, accoppiata e tris. Anche se vanno all'ippodromo, le scommesse le fanno però sempre online. Questa è l'app di Sisal. Qua per scommettere sulle gare di Varese io volendo potrei farlo tranquillamente da casa. Infatti qua c'è Gran Bretagna, Italia, Argentina, c'è un po' le gare di tutto il mondo. Se voglio andare a Varese c'è la gara quella verde delle 15 e io potrei ancora scommettere su tutto quello che voglio, quindi vincente, scelgo il cavallo che mi sembra possa vincere. Se io volessi per esempio scommettere sulla vittoria del 2, vado qua, quota 18, 18 perché è molto difficile che vinca, e vinco per 18, cioè se scommetto 100 euro vinco per 18, vincerei 1800 euro. Lorenzo studia economia all'università. Come tanti suoi amici, ha iniziato a scommettere al liceo. All'inizio, come ogni cosa, sembrava una cosa nuova, una cosa bella, qualcosa che ti attira, poi pian piano capisci che appunto è una dipendenza il gioco, perché ti prende i soldi, pensi che ti dia qualcosa, ma in verità ti prende e basta. Mi sono autoescluso per un periodo di tempo. Il problema è che appunto, avendo amici, conoscenti che sono nel giro, parlavano di scommesse sportive, è stato difficile non ritornare. L'ha preso, non ci credo. Mi sa che l'ha preso. L'ha preso. L'ha preso. Cioè? Ha preso il tris perfetto. Spiegami. Ha messo praticamente 10 euro su tre cavalli che arrivano in ordine. Hai scommesso? Sì. Quanto hai scommesso? No, solo 10 euro. E quanto hai vinto? 664 euro, partendo coi 10 di puntata. Solo nel 2022 in Italia sono stati spesi più di 18 miliardi di euro per le scommesse sportive. Molti giocati online, ma altrettanti nei 12.000 punti di raccolta scommesse tra agenzie e corner. Milano, a due passi dallo stadio di San Siro, c'è un grande centro scommesse. Incontriamo Davide, laureato al Politecnico, che con gli amici lo frequenta saltuariamente. Direi c'è uno dietro l'angolo, è veramente pieno di centri di scommesse, molto frequentati anche dai giovani, giovanissimi, a volte anche minorenni, quando non vengono controllati, fino agli anziani. Qui si sceglie quanto si vuole scommettere, c'è un po' di tutto qua. Queste sono tutte le partite in diretta, c'è il tennis, il basket e anche il calcio. Poi ci sono le scommesse virtuali, che sono tutti quegli schermi
Il vantaggio principale di scommettere nelle agenzie fisiche è la riscossione immediata del denaro in caso di vincita. Davide gioca soprattutto online, spesso su siti illegali, cioè bookmakers che non hanno diritto di operare legalmente in Italia, perché privi della licenza di gioco conferita dall'agenzia Dogane e Monopoli. Ho tanti siti perché offrono dei bonus di benvenuto molto convenienti, dove per esempio si versano 50 euro e si ha lo stesso importo come bonus, quindi raddoppi la quantità da giocare. La differenza è che le quote sono un po' maggiorate, sono quote più alte, offerte più vantaggiose per gli scommettitori. Nelle vincite non è compresa l'IVA, quindi si ha un margine maggiore scommettendo su questi siti. La questione dei siti illegali è emersa in tutta Europa lo scorso ottobre, quando alcuni giocatori della nazionale italiana sono finiti nel vortice delle scommesse illegali. In Svizzera i bookmakers di società straniere sono illegali. Nel 2018 il popolo svizzero ha infatti approvato una legge che conferisce solo a Swiss Lots e alla Loterie Romande il monopolio delle scommesse sportive. Ma anche nel nostro paese i siti illegali proliferano. Le autorità svizzere li bloccano, ma senza successo. Dopo poco tempo tornano online con indirizzi diversi ed entrarci è semplice. Tutto ciò che serve è un computer e poi basta bypassare il blocco regionale e il gioco è fatto. L'organismo incaricato di bloccare questi siti illegali è la GESPA, l'autorità di vigilanza sul gioco d'azzardo. Il sistema di blocco è previsto dalla legge, ma nessuno ha mai affermato che questo sistema dovesse impedire completamente l'accesso alle offerte straniere a chi lo desidera. Se davvero avessimo voluto un sistema inattaccabile, questo avrebbe significato il controllo di Internet, ma ciò non è affatto quello che il legislatore voleva. Non sappiamo quanti siti stranieri ci siano in Svizzera. A memoria abbiamo nella nostra lista poco più di 300 siti bloccati, alcuni dei quali, ovviamente, sono solo ripetizioni dello stesso operatore. In sostanza, la Svizzera fatica a controllare il mercato delle scommesse e quindi a proteggere la popolazione dai rischi associati al gioco eccessivo. Unibet è uno dei 5 giganti europei delle scommesse sportive e, come tutti i bookmakers stranieri, è illegale nel nostro paese. Per oltre 5 anni Sebastian Jung ha lavorato come trader sportivo per Unibet, nel cuore di una vera e propria macchina da soldi. Mi occupavo di tutto ciò che riguardava l'offerta di scommesse del sito, cioè i vari eventi sportivi. Quando offrivamo le partite, dovevamo battere gli scommettitori per far guadagnare la nostra azienda. Si trattava di questo. Lo vedevo davvero come un gioco all'inizio e quando facevo degli ottimi risultati ero felice, senza ammettere a me stesso che intanto stavo facendo perdere soldi agli scommettitori. Ero solo felice per la mia azienda. Il target è ovviamente quello dei giovani tra i 18 e i 25 anni. Non lo si dice, ma è ovvio che è la popolazione più fragile, quella con meno esperienza, quella che ancora sogna grazie ai messaggi trasmessi, che è possibile, che possono fare soldi, quando in realtà non è affatto così. Unibet, come altri operatori, non si limita ad attirare i giocatori, li tiene anche d'occhio. In particolare due tipi di giocatori, quelli che vincono troppo o troppo spesso. Per distinguerli, avevamo un software che permetteva di vedere le scommesse in arrivo. E questi giocatori, che per noi erano pericolosi, li evidenziavamo con dei colori particolarmente caldi come il rosso, che ci dicevano di stare attenti. Questo scommettitore è pericoloso, dobbiamo andare a vedere. Ci è stato chiesto in particolare di limitare la loro possibilità di giocare.
Così questi giocatori, identificati come pericolosi per noi, potevano giocare fino a 100 volte meno rispetto agli altri. Le persone che piacciono all'azienda, i cosiddetti VIP, sono le persone che perdono più soldi, che generano una buona parte dei nostri profitti, e quindi queste persone, invece di essere limitate, non avevano quasi limiti. Raddoppiavamo o triplicavamo, insomma, la loro capacità di gioco. Secondo la legge svizzera, i bookmakers illegali rischiano fino a 5 anni di carcere. La domanda però è se l'autorità di vigilanza ha i mezzi per consegnarli alla giustizia. Il è certo possibile, envisageable, è possibile intraprendere azioni legali contro gli operatori all'estero, ma il compito è estremamente complesso. Stiamo parlando di siti all'estero con operatori difficili da identificare. Inoltre, il reato deve essere punibile nel paese di provenienza del sito. Quindi, in realtà, è concretamente difficile agire contro questi operatori che sono a Gibilterra, Malta, Bermuda e via dicendo. È davvero molto complesso. Scommesse illegali che coinvolgono però anche gli sportivi, presi di mira, insultati e anche minacciati da perfetti sconosciuti, scommettitori che a causa del risultato di un match hanno perso soldi. Giochiamo io contro di te, certo. Loro scommettono su di me, io perdo, cioè sulla mia vittoria io perdo e veniamo completamente rasi al suolo da quelli che hanno perso i soldi. Quindi molti mi mandano l'IBAN. Fatto perdere tot, per favore rientra, se no non arrivo a fine mese. No, un mondo dietro allucinante. Quindi in agosto ho fatto una clamorosa controprestazione in un torneo in cui ero testa di serie numero uno. Ho perso contro una giocatrice che dovevo battere. Ci sono state molte scommesse su questa partita in mio favore e quando ho perso il match mi sono arrivati tanti messaggi su Instagram con decine di insulti e minacce di morte. Rémy Berthola è un tennista ticinese, numero 309 della classifica ATP. Ogni anno partecipa a 35 tornei mondiali. Lo incontriamo mentre si allena a Lugano. Sono rientrato dall'Asia, da una tournée asiatica di 4 settimane, di 4 tornei Challenger. Andata bene, posso dire bene, dato che ho raggiunto il mio best ranking alla fine di queste 4 settimane. Che è? 309, che siamo contenti io e il mio team di aver raggiunto questo obiettivo. Rémy Berthola purtroppo conosce bene il fenomeno scommesse, lo vive sulla sua pelle ogni volta che disputa un match. Dobbiamo fare attenzione noi sportivi di alto livello perché riceviamo costantemente delle minacce da parte di scommettitori frustrati, posso dire. Sia che io vinca, sia che io perda, questo è un punto che non l'ho mai capito, però anche se vinco un match, tante volte mi insultano perché vinco il match e magari ero quotato meglio del mio avversario. Vivo costantemente con gli insulti dopo ogni partita. Che cosa ti dicono? Principalmente, anzi, il 99% dei casi è tramite i social network. Adesso te ne leggo alcuni, sono pieni di parolacce, però tipo amateur dickhead. You're trash, I hope you die, motherfucker. Yeah, fuck you, son of a bitch, play such an idiot, has no brain. Dickhead, I wish you die like a stray dog asshole. Stupid the same as your dad and your mom let you born into this world, sucker. Tutto questo perché hai vinto o hai perso una partita? Esatto, ne ho a... cioè posso scrollare giù, ma gente anche che magari ho già bloccato su Instagram e ricreano un altro account per reinsultarmi o per... lo fanno secondo me perché sono frustrati del fatto che perdono molti soldi su di noi, perché si parla secondo me di molti soldi, perché sennò uno non verrebbe a insultarmi su un social network. Perché su ogni partita che fai c'è una scommessa. Sì. Su ogni, non solo sul risultato, può essere anche su un doppio fallo, può essere su un punto, può essere, purtroppo il tennis è talmente vario che puoi scommettere su tantissime cose. Sei mai stato contattato per perdere una... Sì, sono stato sia contattato telefonicamente tramite messaggio, sia, mi ricordo in Grecia una volta, su un torneo minore, su un future, un $15,000. Io ero ben classificato nel torneo, mi ricordo la testa di serie, giocavo un qualificato, quindi a livello proprio di bookmaker ero
basso, nel senso ero quotato a 1,40, 1,20 e l'altro magari era quotato a 4. E uno è arrivato nel bar dove faccio colazione, mi ricordo ogni mattina andavo in un bar, e si vede che mi ha seguito, sapeva che andavo lì e mi ha messo davanti una cifra importante, si parlano di 5-6.000 franchi. Per perdere un set, pensa a te, per perdere un set. La partita in sé è difficile che ti dicono di perderla, piuttosto si fa set o piccole cose che sono più difficili da poi rintracciare. Cifre importanti di fronte a cui qualche sportivo potrebbe cedere. Ma oggi il mondo delle scommesse è già rivolto ai futuri scommettitori. Si chiama Umada ed è una copia delle app di scommesse sportive, con partite vere e quote vere. Ma poiché la scommessa in denaro è fittizia, il gioco è accessibile a partire dall'età di 4 anni. Questo tipo di gioco, di applicazione, è legale nella misura in cui non si tratta di gioco d'azzardo, ma è davvero un modo per normalizzare il gioco d'azzardo e abituare i bambini e le persone più vulnerabili per poi trasformarli in scommettitori con soldi veri. Tutto ciò in realtà è terribile, ma non è sorprendente. Penso sia quasi impossibile vincere attraverso queste scommesse. Uno lo fa più che altro per divertirsi. Se guardi il bilancio, quanto è il totale complessivo della perdita? Il bilancio non c'è, anche perché se mettessero il bilancio penso si accorgerebbero tutti che stanno giocando troppo e smettono. So già che sono in perdita, preferisco non ricordarlo. Questa dunque è la seconda nostra incursione nel mondo delle scommesse e dei suoi rapporti, a volte davvero impressionanti, con lo sport vero, con lo sport giocato. Abbiamo sentito Remi Bertola elencare il numero di minacce e insulti davvero pazzesco per un giocatore che è certo bravo, ma è il numero 320 o 330 al mondo. Ecco, se un giocatore così viene minacciato con insulti che arrivano da ogni parte del mondo, che cosa ci dice del mondo delle scommesse questa situazione? Questo sicuramente ci fa capire che anche le scommesse sportive possono portare la persona a una situazione veramente di disperazione, e quindi il fatto di non accettare le perdite rispetto alle proprie puntate di gioco può portare appunto la persona a addirittura a minacciare o a commettere atti illegali per rifarsi appunto delle giocate perse. E poi certo ci dice anche che c'è un business pazzesco, abbiamo detto in apertura, più di 80 miliardi solo sul calcio si giocano, quindi è chiaro che ci sono appetiti e interessi incredibili dietro il mondo delle scommesse. Sara Palazzo, qual è secondo lei il meccanismo più subdolo che viene messo in atto per cercare di agganciare i giovani? Ma sicuramente ci sono sempre sui vari portali diversi post con titoli ingannevoli che poi dirottano appunto il navigatore su piattaforme estere rispetto appunto a giochi online dove si può giocare. Oltre a questo ci sono anche i cosiddetti giochi freemium, dove il ragazzino o il giovane praticamente lo scarica con l'intenzione di poter giocare in maniera totalmente gratuita, ma poi non capendo inizialmente che poi per avanzare di livello deve comunque poi pagare. Ah, quindi il gioco è se vuoi andare a livello superiore, quindi dimostrare che sei bravo o più bravo dei tuoi amici, devi pagare. E quindi è chiaro che è facile caderci. Esatto. E c'è anche questo sistema, se ho capito bene, del bonus che viene dato in entrata. Cioè tu ti iscrivi a un sito e il sito ti regala 50 franchi o 100 franchi, anche questo è piuttosto subdolo, no? Certo, un po' uno specchietto delle allodole, come anche quando magari uno vince al gratta e vinci e vince 5 franchi, guarda caso è la stessa cifra che poi dopo puoi riacquistare un altro gratta e vinci. Certo. E restando un po' nell'ambito degli aspetti, tra virgolette, così divertenti di questo mondo, qual è la scommessa più assurda di questo mondo, secondo lei?
Ma oggigiorno precisiamo che si può scommettere veramente su tutto, su qualsiasi cosa, dalla famiglia reale a chi vincerà il prossimo Eurofestival, e c'è anche il cosiddetto live betting, quindi la persona non solo può scommettere prima ma anche durante, certo, l'evento sportivo. Oltre a ciò, uno curioso può essere che sempre di più ci sono persone che fanno scommettere sul proprio calo ponderale, quindi sul fatto di perdere peso, e quindi la gente praticamente scommette quanti chili questa persona nell'arco di X tempo perderà. Ecco, qui naturalmente è chiaro che anche qui le manipolazioni possibili sono dietro l'angolo, no? Perché il peso che esce sulla bilancia, insomma, si può truccare facilmente. Ma tornando alle cose serie, quali sono i segnali premonitori che i genitori, gli amici possono cogliere, no? Rispetto soprattutto a un ragazzino, penso, che qualcosa nel meccanismo del gioco sta andando male, sta andando storto. Ma allora, sicuramente il calo del profitto scolastico, questo può essere già un primo segnale, sbalzi di umore continui, depressione, tendenza all'isolamento sociale, disturbi del sonno, quindi il ragazzino magari non dorme più regolarmente e può essere accompagnato anche con un'alimentazione sregolata, e quindi magari piuttosto che magari mangiare, il ragazzino preferisce rimanere in camera a giocare col proprio telefonino. Ecco, i ragazzi perdono i loro soldi o anche quelli dei genitori? Può capitare di perdere anche quelli dei genitori, soprattutto sui giovani in tenera età bisogna stare molto attenti anche alle micro puntate, nel senso che tante volte non si rendono conto perché perdono davvero molto poco ogni giorno, ma che poi sommate dopo anche soli 3 mesi possono già perdere cifre consistenti come 1500 franchi. Beh, certo. E ci è capitato qualche genitore arrivato da noi in consultorio disperato, dove appunto è arrivata poi la fattura della carta di credito, dove poi se ne sono accorti solo in un secondo momento. Allora, Sara Palazzo, siamo arrivati alla fine della nostra discussione. Domani cominciano gli europei di calcio. Se la sente di dare un consiglio a chi vuole scommettere sulle partite dell'europeo? Assolutamente, senza demonizzare quella che è l'attività di gioco d'azzardo, perché ricordiamo, certo, che comunque è un gioco legale, è importante sicuramente dare dei piccoli e validi consigli, come quello di porsi sempre dei limiti di tempo e di denaro, mai giocare sotto gli influssi di alcol o sostanze quando si è particolarmente già stanchi. E l'ultimo consiglio che possiamo dare, ma è molto fondamentale per i giocatori, mai rifarsi delle perdite. Quindi se io ho a disposizione, ho potuto giocarmi 20 franchi e li ho persi, ecco, bisogna accettare. Fermiamoci lì. Esattamente. Grazie mille, Sara Palazzo, per essere intervenuta a Falò questa sera.